come vedete è arrivato l'update, uscirà a breve, in 2 giorni finalmente abbiamo la data. Il football, la versione 091, verrà rilasciata su PC e console venerdì 5 novembre. E quello che dicono è che questo update fisserà diversi bug con una patch note dettagliata che sarà resa disponibile dentro il gioco e sul loro sito al momento del rilascio di questa patch. Quindi per ora dicono soltanto che ci saranno dei bug fix di non specificata natura per ora, ma li vedremo ovviamente appena rilasceranno la patch venerdì. Quindi segnatevi la data, venerdì, e vi porterò un nuovo video vedendo i cambiamenti. Spero che venerdì sarete tutti pronti, perché sarà una giornata secondo me fondamentale per capire veramente quello che Konami ha fatto fino ad oggi. Ho già fatto il preordine del pacchetto, del primo pacchetto che rilasceranno l'11 di novembre. Non so se dal 5 all'11 rilasceranno un'altra patch, spero, ma prima di tutto voglio vedere quello che hanno combinato con questo aggiornamento. Non so se lo sapete, ma la Konami nei giorni passati, dopo aver annunciato l'arrivo di una nuova patch della 901, ha chiesto a noi, quindi i suoi utenti, di partecipare a un sondaggio che aveva era veramente lungo, oltre 10 minuti, e alla fine della fiera, se così possiamo dire, le risposte non sono ovviamente pubbliche, però i commenti che si possono trovare su Twitter sono lì a testimoniare il fatto che la maggior parte delle persone gli ha detto chiaramente: ritirate questo gioco, non fatelo uscire, lasciatelo così com'è, perché fa veramente troppo, troppo schifo. Concentratevi a realizzare un update, un season update per PES 2020, mi verrebbe da chiamarlo, che è diventato PES 2021 season update. Fate una season update 2022 sul gioco vecchio. Io sto ancora giocando 2021, ragazzi, ed è godibile. Si possono fare delle partite qui, su eFootball 2022, mi rompo onestamente le palle dopo 5 secondi. Abbiamo ancora la speranza che il 5 novembre, venerdì, tra 2 giorni, possa uscire finalmente una patch decente. Me lo auguro, ve lo auguro a tutti gli appassionati di PES, di calcio in generale, e che per l'11 sia pronto un gioco decente, altrimenti molti di noi avranno buttato soldi e andrò a prendere i vertici della Konami uno a uno, li porterò fuori a cena ovviamente perché non siamo delle persone violente, però gli dirò: ragazzi, state un po' esagerando. Non so quanti di voi abbiano già effettuato il preordine e quanti siano ovviamente pentiti della cosa o hanno ancora delle speranze. Fatemelo sapere nei commenti. Se vi va, iscrivetevi al canale per ricevere le notifiche su questa serie che sto continuando a portare. Mi farebbe appunto piacere anche sapere come state affrontando voi questo dramma epocale per una generazione di appassionati di calcio. Grazie ancora per aver visto il video e mi raccomando, venerdì vi voglio tutti sul canale, perché uscirà una piccola recensione della patch, vedremo cosa è successo, se hanno veramente fatto un reale bug fixing o sono solo tante cazzate e parole al vento. Vedremo anche dalla loro release note cosa hanno effettivamente migliorato. Mi aspetto ci sia qualche dettaglio in più e non il solito: abbiamo fissato 2 problemi che ci sono stati segnalati. Vorrei sapere A, B, C e D, possibilmente. Lo so che sono un sognatore, ma se non si sogna, che cos'è la vita in fondo? Buona serata, ragazzi, e ci vedremo presto. Ciao!